Intanto, buongiorno a tutti. Ci sono i vari operatori, anche i nostri, ho visto, di protezione civile, che invito, potete sedervi anche qua se volete. Come Sì, fate sedere qua? sì, Allora, sì. Sì. venite, vieni di qua, come si chiama? Samuele, cioè Samuele. Comunque, sedetevi pure qua, questa è una questione di protezione civile, quindi poi casomai ci spostiamo per il video eventualmente se diamo fastidio. Bene, quindi ringrazio la stampa presente, gli organi di informazione, perché sono in questo caso ulteriormente particolarmente preziosi rispetto a quanto già lo siano di per sé. Non è nel senso, ma vieni di qua anche, prego. Non è una battuta, ma è veramente realtà, nel senso che quello che si svolgerà martedì alle ore 12 è un test, diciamo così, di una nuova iniziativa che è stata voluta e indirizzata alle varie nazioni europee dall'Europa stessa e che da noi ovviamente viene portata avanti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che indica alle regioni un percorso da poter portare avanti. Diverse regioni hanno già da luglio, se non sbaglio, iniziato questo percorso, mi pare c'è l'Emilia Romagna, la Toscana, alcune altre regioni hanno già iniziato questo percorso, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna. Da martedì iniziano altri percorsi, tra cui quello delle Marche, appunto martedì alle ore 12, martedì 12 alle ore 12, insieme a Campania e Friuli Venezia Giulia. Poi seguiranno i giorni successivi anche tutte le altre regioni. Quindi è un test che verrà replicato a livello nazionale. È solo un test, quindi non è l'inizio di un servizio nuovo, ma è testare un nuovo servizio che poi partirà presumibilmente inizio 2024, ma non c'è ancora una data precisa. Cos'è di fatto? Però torno un attimo indietro, perché particolarmente preziosa, come sempre ovviamente, ma ancora di più oggi la presenza degli organi di informazione? Perché essendo un test che verrà portato in tutti coloro che saranno presenti nella nostra regione quel giorno, non tanto i residenti nella regione Marche, ma tutti coloro che o di passaggio o per altri motivi sono quel giorno collegati alle celle telefoniche, diciamo così, della nostra regione. Quindi tutti quanti verranno interessati, a meno che in qualche luogo non arriva il segnale del telefonino, può succedere anche questo, effettivamente, ma e probabilmente chi non è informato su questa iniziativa magari si allarma o comunque si chiederà minimamente cosa sia, cosa sta succedendo e cosa non sta succedendo. Allora, è preziosa la vostra presenza perché credo che in tutti i modi dobbiamo portarne nella massima conoscenza tutti i cittadini di quello che è questa iniziativa. Quindi è un test, non è l'inizio di un servizio. Cos'è che testiamo? Noi testiamo un nuovo sistema di allertamento, che non è un allertamento meteo, è un allertamento generale per fatti, diciamo così, di particolare gravità che possono intervenire nei nostri territori. E quindi si parla ovviamente di elementi calamitosi di grande, diciamo così, rilevanza, parla di eventuali maremoti, collassi di dighe importanti, attività eventualmente vulcaniche, incidenti nucleari o di altro tipo, diciamo, di possibile inquinamento forte, incidenti rilevanti, stabilimenti industriali appunto di inquinamento eccetera, anche radioattivo e anche di precipitazioni. Quindi io non voglio escluderne alcuna, io lo vorrei escludere tutte, però diciamo che comunque sia, pur volendo quasi escluderne alcune perché sono molto improbabili, particolarmente magari nei nostri territori, ma alcune altre invece possono essere, speriamo di no, anche possibili, quelle di incidenti, diciamo così, attività industriali particolarmente, come quelle delle alluvioni e di piogge intense, ma ripeto, non vogliamo escludere nessuno a priori sperando che non capiti mai. Quindi questo test partirà per intanto far arrivare a tutti i cittadini l'importanza di questa iniziativa e capire come si svolge questa iniziativa, tant'è che poi chi vorrà potrà anche ricollegarsi a un sito per dire come ha ricevuto questo messaggio, cosa ne pensa, come potrebbe essere valutato e magari migliorato in seguito. Poi diventerà invece effettivamente operativo, ma non da questo momento, non dal giorno 12. Ecco, quindi è un'iniziativa, ripeto, voluta dal Dipartimento Nazionale su indicazione europea.
anche la nostra regione ovviamente si adegua e si porta avanti, oltretutto tra le prime, scavalcata da poche altre regioni, ma non è che siamo qui a fare i 100 metri, nel senso stiamo anche le direttive del Dipartimento Nazionale, e dobbiamo dare la massima divulgazione, perché in pratica si squillerà il cellulare in una maniera, dicono, strana, cioè un suono diverso da quello che solitamente è un messaggio tipo SMS, credo, o qualcosa di questo genere, immagino. Quindi io non entro in particolare, poi magari Stefano o non so chi altro, se c'è qualcosa, diciamo, di particolare da aggiungere, lo faranno. Io volevo semplicemente proprio rimarcare fortemente questa situazione. Non è l'inizio di un nuovo servizio, ma è un test su un nuovo servizio. Con quali motivazioni? È bene che lo sappiano il più possibile i cittadini, perché altrimenti magari se non altro si preoccupano, se non altro magari si preoccupano, se non so, fossero informati. E la cosa interessante è anche il fatto che non verranno interessati solo i residenti nelle Marche. Questo è un qualcosa che nell'area di potenziale pericolo in futuro squillerà a tutti coloro che sono presenti in quel momento su quel territorio, anche di passaggio, cioè semplicemente agganciati alle celle telefoniche. Ecco, credo che sia un qualcosa comunque di molto interessante, sicuramente di molto utile, che si va ad aggiungere alle tante iniziative che in qualche modo portiamo già avanti come Protezione Civile regionale, eccetera, di allerta per quelle che sono le attività usuali e che purtroppo in qualche modo avvengono abbastanza spesso, da quelle legate al maltempo e a alcune altre situazioni. Quindi è un qualcosa in più, non è un'iniziativa della Regione Marche, è un qualcosa che va oltre, un'iniziativa nazionale, addirittura europea. Io qui mi fermerei, adesso mandiamo credo un video, se non sbaglio. Poi tecnicamente i miei collaboratori, il dirigente Stefano, ma anche gli altri componenti, se ci fossero, non so, alcune questioni da precisare, lo facciamo molto volentieri, o domande alle quali dovete sottoporci eventualmente. Diteci solo se dobbiamo spostarci per questo video, oppure se vede, possiamo rimanere qui? Ok, grazie, prego. Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Sì, buongiorno a tutti. Sì, questo è il messaggio che è passato in questi mesi svariate volte nei canali principali nazionali. Molto semplice, sembrerebbe addirittura banale, no? In realtà, se andiamo a vedere, questa è un'iniziativa iniziata molti anni fa, ci sono state diverse direttive già dal 2020, l'ultima nel 2023, perché è stato adeguato il sistema a una normativa legata alle trasmissioni digitali e telefoniche. Quindi il problema sostanzialmente di un sistema del genere è, dal punto di vista tecnico, è più un problema amministrativo, direi, nel senso di privacy rispetto della trasmissione delle comunicazioni. Tanto è vero che siamo partiti con cautela. Io ho seguito già da ottobre l'anno scorso un primo esperimento che non è indicato fra quelli ufficiali, ma era un esperimento che abbiamo fatto in Sicilia in occasione di una manifestazione nazionale del Dipartimento Nazionale per la Sicilia, un'esercitazione, dove lì sono state allertate alcune province della Sicilia e alcune della Calabria. Ma stavamo Roma stava testando un po' il sistema delle comunicazioni. In quell'occasione ci sono state diverse contestazioni dei cittadini che sono stati raggiunti da questa informazione, per quanto fossero tutti informati gli organi pubblici, prefetture, carabinieri, polizia, eccetera, e dicendo che era stata una violazione della privacy, quindi qualche polemica di questo tipo, che potrebbe anche essere legittima, però adesso se uno ti avverte che corri un rischio, adesso penso che anche fosse vero uno potrebbe chiudere un occhio su... In realtà non è così, in realtà il sistema è sicuro, però su questo ci abbiamo speso molte parole, io parlo a plurale, ma in realtà è un'iniziativa nazionale e ci sono stati anche approfondimenti normativi e giuridici, per cui il sistema è esente da rischi rispetto al mancato rispetto di norme sulla privacy.
I messaggi arrivano automaticamente, il sistema non sa chi li riceve e quindi e chi li riceve non può rispondere al sistema, quindi non esiste alcun problema di violazione di privacy oppure di magari furto di informazioni, dati personali, queste cose qui. Quindi è una roba che va esclusa, è una cosa che io tendo a sottolineare perché purtroppo lavorando nella pubblica amministrazione questi sono aspetti molto molto sensibili che poi ci espongono anche a dei contenziosi legali. Quindi questo è un problema che non esiste. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che le sperimentazioni che stiamo facendo, ma già più o meno l'ho detto, sono su base regionale, ma in realtà il sistema funziona per aree che sono individuate dal singola antenna, diciamo, parlo in maniera molto banale e poco tecnica, che trasmette il dato. Cioè alla attivazione di questo servizio, dicendo in questa zona c'è questo tipo di fenomeno che va segnalato, le antenne che raggiungono quella zona vengono attivate e mandano il segnale. Quindi non è un segnale che si muove su base geografica, politica, ma su base proprio materiale, fisica, di come è stata strutturata la rete di distribuzione telefonica. Anche nel caso del 12 di settembre, infatti, arriveranno molto probabilmente, segnali anche a cittadini che transiteranno nelle regioni vicine, anche addirittura stati vicini, perché sicuramente a San Marino qualcuno sarà raggiunto dal segnale, anche se addirittura un'altra nazione. Quindi funziona in una maniera che è tutto staccata dalla geografia politica. In questo caso verrà segnalato semplicemente che è un messaggio d'allerta, sarà in due lingue, ci sarà scritto che è solo per testare il funzionamento delle trasmissioni dati e sarà invitata la popolazione, come diceva il messaggio, a dare un report su un sito internet dove verrà chiesto come è stato ricevuto il messaggio, che reazione c'è stata. Facoltativo, sì. Sì, verrà chiesto, nel senso che non è un obbligo, è facoltativo, ma questo serve più che altro non tanto per capire se il sistema funziona, ma per avere un feedback dalla popolazione per vedere se è stato recepito, diciamo, l'utilità anche di questo tipo di informazioni, perché se uno va nel sito internet e ti dà un report significa che, diciamo, si è attivato, no? In qualche modo si è attivato a seguito del ricevimento di una informazione. Quindi molto banalmente funziona in questo modo. Poi adesso quello che sarà da fare quando questo sistema sarà operativo è che certamente i piani di protezione civile provinciali e comunali dovranno essere adeguati, diciamo, a agire in conseguenza dell'arrivo di una segnalazione del genere. Quindi verrà pianificata anche un'attività locale, questo dai singoli comuni e della provincia. Ma sicuramente ci sarà una fase dove anche la popolazione dovrà essere sensibilizzata a ottenere determinati comportamenti a seconda del tipo di avvertimento che arriva, anche perché non è pensabile che in un messaggio allerta ci siano le istruzioni d'uso su cosa bisogna fare. Quindi c'è un problema generale di formazione, di sensibilizzazione, di consapevolezza, un po' quello che è l'educazione civica in generale. Noi come Regione Marche, mi permetto di aggiungere che su questo tema ci teniamo tantissimo, io l'ho trovato tutto già organizzato e lo sto mandando avanti, che è quello della formazione in tutti gli ambiti scolastici e anche fuori dalle scuole, su quello che è il sistema di protezione civile nazionale e su, ecco, i vari comportamenti che bisogna tenere, no? Facciamo le giornate Io non rischio, facciamo nel nostro sito regionale, abbiamo tutti i video su come ci si comporta in occasione di un evento piuttosto che un altro, quindi andiamo tutti nella stessa direzione. Io non avrei altro da aggiungere su questo, non so se ci sono domande, voi avete altri dati che potrete tenere utili? Accendi. Sì, l'unica cosa, ecco, che abbiamo visto che anche nelle altre regioni che hanno fatto il test precedentemente sono emerse queste domande qui, cioè se è un servizio a pagamento gratuito, questa è una cosa assolutamente gratuita e non è necessario scaricare alcuna applicazione e niente, il cellulare è già predisposto per ricevere questo tipo di notifiche. Non si tratta di un SMS vero e proprio, ma di una notifica che il cellulare riceve e una volta che viene presa visione, viene validata, smette di suonare, allertare.
Una cosa importante da aggiungere è che questo sistema di allarme non sostituisce altri sistemi vigenti. Questa è un'aggiunta a tutto quello che già abbiamo, quindi non ha un aiuto in più. Importante perché raggiunge anche gente che proviene da altri territori ma che si trova a transitare in quel momento in quell'area. Potrebbe essere un problema in più, perché magari uno straniero, un turista potrebbe non sapere come comportarsi, però la scelta è quella di avvertire tutti quelli che stanno nell'ambito a rischio, e questo è il sistema più efficace. Chiedevo se il messaggio sarà anche in inglese, quindi italiano-inglese, e se si può avere proprio vedere quello che se ce lo fa, quello allora, che sarà scritto sul messaggio. Il messaggio sarà simile a questo qui, ve lo leggo in italiano e in inglese, it.alert che è il sito. Sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo nella presentazione di PowerPoint. it.alert il sito. Dice: questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario. Poi c'è anche la versione in inglese. Dice che è un test, quindi come dire, chi lo riceve anche non informato capisce che comunque non è nulla di grave, non c'è alcuna emergenza, non ha obblighi particolari a quali, diciamo così, attenersi. Volontariamente potrebbe, diciamo, interagire andando sul sito e dando un giudizio su quanto gli è, diciamo, pervenuto. Ad esempio, sempre sulla stessa slide che vedete, c'è il messaggio che è stato, ma lì era un'esercitazione, erano tutti avvertiti singolarmente che gli arrivava, quasi che arrivava il messaggio, però il testo era IT alert, esercitazione di protezione civile, allarme, eruzione imminente, isola Vulcano, raggiungi le aree di emergenza per evacuazione, isola dal porto di Levante al molo di Gelso, ti danno delle informazioni, anche se si parlava esplicitamente di quanto potrebbe succedere un domani, forse in funzione, esatto, dovesse esserci un allerta. Spiegano ovviamente quello che devi fare, però in maniera molto sintetica ti danno anche delle indicazioni, quindi così è. Il testo lo decide il Dipartimento Nazionale. Ah no, beh sì, questo no, diceva un'altra cosa. Se, no, beh, adesso questo lo stavo dimenticando, ma è importante. Se malauguratamente quel giorno, no, se malauguratamente il 12 ci sarà un'allerta arancione o gialla reale, quelle nostre, dovremmo differire l'esercitazione perché si potrebbe questo. Sì. Stavo dimenticando di dirlo. Facciamo finta che martedì ci fosse un'allerta vera, questo non ci sarebbe, vabbè. Lo rimandiamo. Mettiamo ci sia un'emergenza nelle Marche, è la protezione civile delle Marche che dà l'input per questo tipo di messaggi o è una cosa centralizzata a livello nazionale? No, il messaggio parte da Roma, chiaramente ci si interfaccia. Quando sarà operativo. Esatto, quando sarà operativo. È qualcosa che parte dal livello nazionale, se ho ben capito. Non è qualcosa che mette in campo la regione, ma è qualcosa che mette in campo, diciamo così, il Dipartimento Nazionale. Non so, io se avete domande. No, c'è qualche domanda? Vabbè, comunque diamogli, ripeto, chiedo a tutti, la massima diffusione, perché è utile per il cittadino. Diamogli la massima diffusione, aiutateci in questo, perché, ripeto, al di là di una notizia, è utile per il cittadino sapere che succede questa cosa, quello che è nella sostanza, quindi non c'è un'allerta vera, perché io adesso, ad esempio, non sono iniziate le scuole, perché iniziano il giorno dopo. Facciamo finta che il test arrivasse in un momento di scuole aperte,
se non tutti fossero informati, non si sa mai, potrebbe essere un qualche insegnante che per qualche motivo, temendo non so cosa, magari sospende le lezioni, cose di questo genere, potrebbe succedere, quindi è bene che tutti siano, diciamo, informati su quella che è la sostanza di questa iniziativa in questo caso. L'invito è anche quello, ma poi ci sarà scritto nel messaggio, di entrare nel sito, e sono convinti che molti ci entreranno se non altro per capire cosa sta avvenendo, però è anche utile per dare poi un giudizio, un suggerimento che potrebbe essere utile proprio a tarare al meglio anche l'allerta, quella tra virgolette funzionale, che inizierà dal prossimo anno, quella definitiva, chiamiamola così. Però non è obbligatorio, ecco, quindi non dobbiamo arrovellarci, dire oddio cosa devo fare, devo rispondere altrimenti non mi si spegne il telefono. Il telefono ti arriva, e cioè tu nel momento che lo senti, credo che dovrei semplicemente aprirlo. Finché non apri il messaggio. Apri il messaggio, ecco, non si risponde. Questo è un'altra cosa importante, cioè tu puoi anche non avere il telefono con te, suona finché non lo vai ad aprire, Però poi non è che devi fare altro obbligatoriamente, ma c'è un richiamo a entrare nel sito che ovviamente sarebbe utile fare, però non è che entrare nel sito è obbligatorio per spegnere il segnale una volta aperto si spegne. Una volta letto il messaggio si spegne, però se non lo leggi il telefono si blocca, bisogna leggerlo, poi se uno va nel sito ci va, altrimenti non succede niente. Intorno alle mezzogiorno e mezzo. Non è... Quindi entro quell'ora, ma arriverà, che voi sappiate, arriva in contemporanea a tutti, immagino. Cioè, no? Teoricamente sì, cioè, dopo dipende. È di un'ora, no? Da mezzogiorno alle 13 arriva, ma non è che arriva in maniera diversificata. No, il messaggio è unico. Arriva a tutti nello stesso momento. Sai che confusione. Ma io non ci sono stati grossi problemi, le uniche segnalazioni che ho avuto, perché me l'hanno riferite da Roma, è di qualcuno, solito polemico di turno, che no, diceva che era stata una grave violazione della privacy, queste cose qua, ma vabbè, a parte questo... Che non sarà così, però, perché non c'è alcuna violazione della privacy in questo senso.